Merce evidentemente avariata in libera vendita, prodotti scaduti da oltre tre anni esposti al pubblico e spacciati come freschissimi con la data sulla confezione cancellata, con solventi o semplicemente coperta con un pennarello nero. Carne e salumi in cattivo stato di conservazione, castagne infestate dalle larve e come se non bastasse anche un lavoratore in nero. E quanto scoperto in un esercizio commerciale situato in una delle vie principali di Brindisi dalla guardia di finanza del capoluogo impegnata in controlli Economici del territorio per la tutela della salute dei consumatori e la repressione delle frodi in commercio. 216 in tutte le confezioni tra salumi, formaggi, prodotti ittici congelati, prodotti da forno, bibite, snack ed altri alimenti scoperti e sequestrati dalle fiamme gialle. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'azienda sanitaria locale di Brindisi che ha confermato il pessimo stato di conservazione dei prodotti. Per la titolare dell'attività è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per frode nell'esercito del commercio e commercio di alimenti tenuti in cattivo stato di conservazione.